Ciao ragazzi e benvenuti su Gastube Drums. Oggi prodotto che non ho mai provato nella vita, e cioè questo rullante qua, che a vederlo così sembra un rullante che per prima cosa bisogna togliere la cordiera. Ecco qui. Sembra un rullante normalissimo. Voi mi direte: sì, vabbè, un rullante in legno normale di casa Steel Drum e vabbè, niente di strano. In realtà questo rullante è molto 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 particolare, forse uno dei più particolari che abbia mai provato, perché è un rullante ibrido. Cosa vuol dire rullante ibrido? Vuol dire che è sia in metallo sia in legno, perché voi da fuori lo vedete in legno, ma all'interno non penso si possa vedere di qua. È composto da due strati: uno strato di acciaio spesso un millimetro, uno strato di legno spesso un millimetro, e insieme formano questo rullante ibrido qua che andiamo a sentire oggi. Ha un suono veramente molto 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 particolare, e quindi vi voglio spiegare un po' per chi è pensato, per che cosa può servire, quanto è versatile, se funziona bene, se funziona male, se è meglio solo legno, se è meglio solo metallo. Vi voglio dire un pochettino di cose. Ovviamente trovate bene tutto quello che vi serve come informazioni eccetera eccetera qui sotto in descrizione, quindi mi raccomando, andate a dare un'occhiata al sito, che così vedete bene tutti i prodotti. Detto questo ragazzi, mando la sigla e andiamo subito a provare questo rullante molto 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 particolare. Rullante montato, eccolo qui. L'ho tirato abbastanza, ho deciso questa volta di partire da una cordatura abbastanza alta, perché la cosa che voglio farvi sentire è la grande sensibilità che ha questo rullante. Ha un attacco veramente molto potente, devo dire, e accordato in questo modo è molto molto divertente. Devo ammettere che quando lo suono a questa accordatura qui, è molto divertente, perché ti permette di avere un buon rimbalzo, perché comunque il suono è sempre molto controllato. Come potete sentire, non ci sono sordine, non c'è niente, però sia il suono del rimshot sia il suono ad esempio delle ghost è molto controllato. Poi ovviamente con il tendicordiera posso andare a decidere quanto controllarlo. Sentite che così è molto molto più asciutto il suono, però a me di solito piace lasciarlo un filo più aperto. Vi ricordo che questo rullante non ce l'ha, ma opzionalmente c'è la possibilità di avere anche la sordina interna, quindi praticamente una sordina posizionata qui con una manopola che vi permette di azionare o meno la sordina interna. La sordina interna, devo ammettere che l'ho provata su alcuni rullanti Steel Drum ed è veramente ottima, perché ti permette di decidere il dumping che vuoi. Quindi su questi rullanti, volendo, c'è questa opzione. Tornando però a parlare dell'accordatura di questo rullante, di come si comporta bene con l'accordatura alta, quello che mi piace è la sua sensibilità e il suo attacco, comunque molto potente. L'attacco è sicuramente dato, oltre che dal rullante, anche da questi cerchi tripla frangia. Che difficile, è di cerchi tripla frangia, vabbè, da 2,3 mm con 10 fori, quindi il rullante ha 10 tiranti che lo stanno tirando. In pratica c'è la possibilità anche di averlo a 8 tiranti volendo, è sempre un'opzione in più, come quella della sordina esterna. Cordiera sotto, che per non togliere tutti i microfoni non ve la faccio vedere, fidatevi, è una cordiera 20 fili in bronzo della Gibraltar, e basta, ho detto tutto. Quindi questo rullante con questa accordatura qua è veramente super, vi becca qualsiasi cosa andiate a suonare, anche per magari quelli smanettoni, quelli che vogliono fare i gospel chops, quelli che vogliono fare di tutto, è perfetto, perché vi permette di far sentire tutto quello che state suonando, perché è talmente sensibile che qualsiasi minima sfumatura la sentirete. Ah, mi sono dimenticato di dirvi una cosa, che se volete il suono ancora più acuto, potete decidere anche di prendere il rullante da 14 sempre, ma per 5,5. Questo è un 6,5, ma appunto se dovete fare qualcosa, dove avete bisogno di un rullante ancora un pochettino più acuto e squillante, 5,5. Adesso però, dato che abbiamo il 6,5, proviamo a tirarlo un pochettino giù di intonazione, perché io voglio far sentire una cosa abbastanza, come si dice,
peculiare di questo ululante che lo fa essere un po' diverso rispetto agli altri. Ok, sono andato un filino giù di intonazione, vado a mettergli un pezzettino di sordina, perché vi spiego il perché. Perché nei rullanti più si va giù di intonazione e più bisogna mettere una sordina, perché ovviamente la pelle rimane meno tirata, quindi ha più possibilità di muovere, di slabrare, eccetera eccetera. Quindi una mini sordina non ammazza nessuno, ragazzi, mettetele le sordine se c'è bisogno, se non c'è bisogno no, ma non dite per forza no alle sordine perché... Bello! Prima si sentiva un pochettino di armonico. Che ci può stare, non è tanto, contando che quando di solito nei rullanti andiamo giù di intonazione sentiamo che non finisce più, qua non c'è tanto, gli armonici non danno fastidio e non ce ne sono moltissimi. Cioè, potrei tranquillamente suonare così. Però se vado a mettergli una sordina, adesso vi posso dire il perché ho deciso di tirarlo giù di intonazione, perché ho notato che questo rullante qua, può darsi sia per il fatto che abbia sia acciaio sia legno, non è come i soliti metalli che spara in alto sempre come intonazione, nel senso tu quando lo accordi poi senti ting, fa un po' il contrario. Poi ovviamente adesso vi dico i metalli, ma non tutti i metalli vanno verso l'alto, però... questo qua mi sembra che in realtà vada un po' verso il basso, a qualsiasi intonazione, anche prima, non è che sparava tantissimo in alto, era bello tirato, ma non era fastidioso, troppo fastidioso sulle frequenze alte, e questa è una nota ovviamente positiva, perché riesce a essere bello secco, bello presente, senza rompere le scatole, in pratica. Anche a questa intonazione, veramente ottimo. E per molti questa potrebbe già essere un'intonazione bassa, per me questa è un'intonazione media, perché come sapete io prediligo molto le intonazioni super basse. Proviamo ad andare veramente molto giù adesso, non sto a vedere troppo come lo sto accordando, se lo accordo bene, se lo accordo male lo faccio apposta per vedere come si comporta il rullante. Tiro un po' di meno la cordiera così lo faccio respirare un po' di più, troppo. Andiamo ancora un po' giù, va? Non è mai abbastanza. Mettiamogli ancora una sordina. Per niente male, devo dire, anche a questa accordatura qua, devo ammettere che mi piace di più con un'accordatura molto alta o con un'accordatura media come quella che abbiamo provato prima. Questa accordatura qua tra tutte è forse quella che mi convince meno, però riusciamo comunque ad avere una buona pancia quando andiamo veramente a tirarlo molto 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 poco. Quindi rullante super versatile, utilizzabile direi abbastanza in qualsiasi contesto. Ragazzi, ok, il video direi che può finire qua, spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia piaciuto il rullante che vi ho provato. Come avete potuto vedere è un rullante super versatile con quella propensione, diciamo, alle frequenze basse, comunque un po' le frequenze basse ci saranno sempre, quindi figata, mi è piaciuto veramente tanto 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 questo rullante. Ovviamente sul canale li avete già visti, forse non ve ne siete accorti, ma questo rullante non l'avevate ancora visto, avete visto un altro rullante che è quello in ottone, sempre di Steel Drum, che sto usando un po' nei video, mi piace molto, quindi anche quello io nel dubbio ve lo lascio qui sotto,
ma comunque, come vi ho detto inizio video, sul sito trovate veramente tutto quello che vi serve. Quindi mi raccomando, fateci un giro. Io voglio ringraziare ancora Steel Drum, voglio ringraziare Marco per avermi mandato questo rullante qua, questi rullanti qua, sono veramente una figata, ne vale la pena, raga, fate un giro sul sito, date un'occhiata a tutto quello che c'è perché è veramente una figata, sono veramente veramente ottimi prodotti. E con questo io direi che la finisco qua, oltre a ricordarvi di iscrivervi al canale, cliccare tutto quello che potete da su Instagram, Telegram e tutte le cose che già sapete. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.